una bellissima festa di piazza in musica. Per il quinto anno a Pordenone, nell'ambito dell'estate in città organizzata dal Comune, il festival show di Radio Birichina e Radio Belle Monella ha dato il meglio di sé, riempiendo tutta Piazza 20 Settembre di un pubblico eterogeneo e trasversale. Tanti motivi di attrazione, a cominciare dalla presentatrice Lola Ponce, un'artista completa che ha cantato e presentato con simpatico accento argentino e la sua bellezza genuina. Come ti trovi da presentatrice e cantante? Da artista, una bomba, presentando a tutti i miei amici, un onore, veramente mi sto divertendo tantissimo con la musica a tutto tondo, quindi felice, felice di questa estate piena di felicità. Yeah! Sul palco si sono avvicendati artisti di diverse generazioni, ciascuno con il proprio seguito di fans esultanti in prima fila. Siamo qui a Pordenone e direi che è uno spettacolo meraviglioso, perché ho visto che c'è un sacco di gente. Presenteremo un paio di brani della nostra storia e poi un brano nuovo che fa parte del nuovo disco che si intitola La Via della Seta. I Sonora, gruppo giovane nato proprio nella sezione talenti del Festival Show, ha mostrato grandissima professionalità. Il tocco cantautorale più raffinato è stato dato da Tricarico, ma anche Miani non è stato da meno, in forma smagliante sul palco e dietro le quinte. Cosa canti questa sera? Questa sera cantiamo Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore. Scatenata Donatella Rettore, assaltata dai fan per gli autografi. Splendenti nei loro completi di paillettes i cugini di campagna. Il rush finale è stato affidato alle verve dei Los Locos, che hanno chiuso in bellezza uno show vivace e colorato, arricchito dalle originali coreografie e dalla bellezza delle ragazze in concorso per Miss Chaos. Allora, Roby Borillo dei Los Locos, a voi il compito di rendere incandescente questa serata a Pordenone. Noi arriviamo sempre alla fine, come il caffè, come la ciliegina sulla torta, dobbiamo scatenare questa piazza, che credo ci riusciremo, perché ormai la nostra missione è ormai da 20 anni. Anzi, voglio ricordare che quest'anno corre il ventennale dei Los Locos, 1991 il primo disco che facemmo, adesso 2011, e siamo ancora qui a far ballare la gente.